E nell'ambito delle giornate europee del patrimonio che la Biblioteca Civica Gilberto De Nitto, in collaborazione con Digit Video, l'Accademia Fotografica Italiana e 40° Parallelo, ha organizzato il concorso fotografico Luoghi e Tradizioni, tutela delle origini. L'iniziativa, alla sua seconda edizione, ha come obiettivo la valorizzazione, la conoscenza e la promozione del nostro patrimonio culturale. L'amministrazione comunale di Latiano, in collaborazione con la biblioteca, anche quest'anno ha voluto aderire alla giornata europea del patrimonio. Abbiamo aderito a questo importante evento nazionale indicendo un concorso fotografico. Il concorso fotografico che è stato inaugurato sabato pomeriggio con la visione e la proiezione di un film Lontano in fondo agli occhi del regista Giuseppe Rocca. Successivamente è stata allestita una mostra fotografica, abbiamo organizzato un concorso fotografico dal nome Luoghi e Tradizioni, Tutela delle Origini, i cui partecipanti hanno potuto esporre delle fotografie proprio raffiguranti la nostra tradizione, le nostre origini e la nostra storia. Quindi sono stati fermati con questa mostra fotografica dei momenti importanti della nostra storia che diventeranno proprio attraverso la fotografia momenti eterni. La fotografia come documento che immortala l'attimo. Le foto sono belle quando registrano l'attualità, ma l'attualità una volta registrata è già passato. Dunque la fotografia non registra il presente, registra il passato, conserva il passato, è uno straordinario strumento di archiviazione e anche di eternità, nel senso che la fotografia fa vivere le persone, i luoghi, le cose anche molto tempo dopo che loro sono scomparse. E forse è questo l'aspetto che più ci affascina nelle fotografie, questa caratteristica profondamente umana legata alla memoria.